Oh, ciao ragazzi, sono io Indiana Jones della Sardegna. Oggi una missione che sono passati, mi sembra, 5 anni dal 2017, quando ero andato qui a Monturpino, alla fabbrica, edifici abbandonati che avevo visitato, dove c'era qualcosa di molto interessante. E oggi sto ritornando, però sono in compagnia con un nuovo volontario che viene a fare un'esplorazione insieme con il vostro dottor Andrew. Cristian, buonasera a tutti ragazzi. Sono un grande amico di Andrea Palla, oggi alla scoperta di Monturpino. Questa scoperta, ragazzi, è un mistero più conosciuto di Monturpino. E mi sta sempre ambientato sempre della Seconda Guerra Mondiale, quindi adesso noi andiamo a scoprire questa scoperta. Se è cambiato qualcosa dal 2017 e dal 2020, e quindi basta solamente che vi siete nella sedia o se no col cellulare e guardate questo nuovo episodio. Ok, vai all'intro, vai, let's go. Ragazzi, sono ritornato dopo 5 anni. Quanti anni sono passati dal 2017? E qui, guarda che disastro. Se qui ci buttano una bella cicca, succede un finimondo qui. E poi doveva sapere la protezione civile, i vigili del fuoco. Ma che disastro che scelte! Furbi! Quelli che buttano le cicche! Sì. Insolenti! Questo era il punto dove qui c'era la grotta di Monturpino, che adesso mi sembra che non si può neanche più andare, per motivo perché hanno messo il cartello, infatti vedete, hanno messo la recensione, il cancello, la proprietà privata. Ecco, beh, per quale motivo, guardate, qui ci sono degli alberi che hanno coltivato e quindi è normale che questa è tutta zona privata. Comunque, dai, peccato, qui dovrebbero ripulire, perché basta che metti una cicca qui, incendia tutto. E povera la natura. Comunque lì tutta roccia calcarea, pieno di grotte. Qui dobbiamo scoprire questo, come sono passati 5 anni da cosa è stato nel 2017 a visitare l'edificio abbandonato di Monturpino degli anni della Seconda Guerra Mondiale, che si trova proprio qui dietro, e vogliamo scoprire questa scoperta. Cristian, ti puoi dare se trovo qualcosa? Cosa ci sarà?
Non dimmi che c'è una grotta. Guardate che casino. Tutto pieno di gomme. Qui c'è butta per la città. Incendia tutto. Qui c'è solo una grotta qui, c'è. Ma c'è un bel casino. Vedete ragazzi? Perché chi vuole venire con me si deve lavorare in pazzia. Guardate le cose che io sto affrontando. Entrando in mezzo alla cagata. E lì c'è una grotta e guarda come l'hanno tappato. Pieno di schifezze. Mamma mia, tutte le zecche ci saranno qui. Fatemi passare, idioti. Idioti zecchi. Madonelle, qui c'è una grotta. Una grotta? Che cosa ci sta dentro? Che cosa ci c'era qua dentro? Ci posso credere? Chi c'è? Posso buccarmi là dentro? Vero? Charlie, devi assolutamente entrarci tu a darci un'occhiata, perché così mi dici se vale la pena scendere là sotto, sì o no, prima di andare a visitare di nuovo la zona abbandonata di Monturpino, che invece anche qua è una zona abbandonata. Prova a darci un'occhiata. È sempre volontario. Aspetta. Cosa vedi, Charlie? Vedi un sacco di arredamenti e anche cibo per cavalli, animali. Va bene, ok. Ritorna, Charlie, torna. Ok, Charlie, andiamo, let's go. Dobbiamo entrare da questa parte, magari usciamo in qualche modo. Dobbiamo. Aia. Mi sono dimenticato di mettermi i guanti, eh. Questo è già grave. Ma fai entrare, Christian. Dimmi cosa fai. Vedete, si deve passare in questo modo. Vediamo se usciamo in qualche modo. Però qui, aiuto. Ci deve essere qualche burrone. Vedete, qui c'è un'apertura di una grotta. Ma filmalo, Charlie, filma. Guardate, è un'apertura là, c'è. Adesso proviamo ad andarci. Seguitemi. Guardate che grotta. Qua, se vuoi con questo, Charlie, puoi anche zoomare. Cristiano, aiutala, Charlie. Poco. Peccato, avevi portato. Mannaggino! Buonasera! Posso entrare? Che è la grotta dei zombie? Si chiama la grotta di Carlo di MSM Carlo. Che è Carlo? Che sei uno zombo? Le scarpe da zombie? Guarda, Charlie, guarda, filma. Guarda, ve lo faccio vedere bene da vicino. Guardate, tutte scarpe da zombo. Guardate che schifo. Quasi, ragazzi, faccio la solita cosa. Charlie filma come vuole e io filmo con la mia telecamera secondaria di Charlie Investigation. Ok, se vuoi puoi filmare come vuoi tu. Ok? E io nel frattempo filmo con la mia. Guardate come è fatto qui, guardate. Che cosa ci sarà qui? Che cosa ci sarà qui dentro la valigia? Che cosa ci sarà? Oddio, aspetta, mi devo mettere i guanti, però non posso toccare. Però siamo tutto a posto. Che mascello! Guardate, sedia contro sedia, tavolini, poi armadietti piccolini. Non ci posso credere. Guardate, ragazzi, non ho mai fatto una produzione alle 5 e mezza, alle 6.
E qui si prosegue. Guardate. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Ragazzi, siamo tornati qui a Montulpino, però siamo arrivati in un punto dove non sono mai entrato. Perché questa qui zona era tutta pieno di vegetazione e non sono riuscito a vedere come entrarci. Guarda che Cristiano qui sta già facendo da scendere, bravissimo. Ok, ci è arrivato. Sì. Cristiano, quando filmi fai sempre pausa perché sennò il video diventa troppo lungo. Ok. Comunque ragazzi, questa è una piccola grotta, guardate com'è fatta. Purtroppo hanno messo un sacco di macerie, di schifezze. Fammi contare che cos'è questo, quello che mangiano i cavalli. Te lo ricordi tu, Cristiano, come si chiama? Fieno. Il fieno, sì. Il fieno. Che ovviamente veniva usato da un sassatetto, perché io conosco il sassatetto, capito? Che era il nostro assistito della Croce Rossa. Ah, della Croce Rossa. Perfetto. Quindi c'è un sassatetto che ecco, vari anni fa viveva. Infatti, ragazzi, questo volevo dire. Io l'ho chiamato perché lui è preparato. Perché lui fa già il volontario nella Croce Rossa e quindi lui partecipa in quante squadre partecipi, Cristian? Io sono una protezione civile di Quarto Sant'Elena, la Procif, e poi sono anche in Croce Rossa Italiana del Comitato di Cagliari in Viale Mare. Ah, ok. Quindi tu vai molto nei posti tipo da rischio? Sì, molti posti da rischio che io stesso ho visto, ho valutato diverse, diciamo, criticità in diversi posti in cui sono andata a soccorrere, quindi ho visto diverse cose anche molto brutte, quindi sono ovviamente assolutissimamente preparato a tutto e a tutte le evenienze possibili. Bene, bene, buono, buono. Fate volontariato, ragazzi, che è importante, aiutiamo la protezione civile, aiutiamo tutte le squadre di emergenza, perché loro servono molto il nostro aiuto, però dobbiamo rispettare certe regole. Soprattutto mai buttare le cicche nei punti dove ci sono, guardate, tipo c'è spaglia così, perché succede, ragazzi, il fine mondo. Ragazzi, soprattutto ricordate che la natura va molto rispettata. Io parlo a livello di bottiglie di plastica, perché quest'ultime possono creare delle scintille di fuoco, perché vanno da lenti al sole e al raggio dal sole potrebbe, insomma, bruciare, insomma, la vegetazione, e poi col vento potrebbe alzarsi anche il vetro, anche le bottiglie di vetro, soprattutto le cicche di sigaretta, soprattutto. Quindi mi raccomando, ragazzi, certo, dobbiamo aiutare, aiutiamo le squadre a rispettare, perché è molto importante, ragazzi, se no ogni estate succedono sempre disastri, e questa cosa, dottor John, non piace avere queste cose. Fatelo per la squadra e fatelo per me. Vai, let's go. Bene, sto salendo qui. Ragazzi, mi sono dimenticato di mettermi i guanti. Devo riuscire a mettermi i guanti in tanti costi, perché i guanti è la mia salvezza, ragazzi. Perché se tocco qualunque cosa, innanzitutto per il Covid, non si sa mai. Ma poi anche, ragazzi, non sono in un posto bello, dove c'è cosa sana, c'è cosa che non va bene. Poi c'ho questa cosa, questa mascherina, mamma mia, c'è un caldo da morire, e quindi sono costretto a toglierla. Comunque, andiamo direttamente alle edifici sotterranei. No, non edifici sotterranei, abbandonati. Dottor John, vai.